All'inizio del secolo scorso, all'età di appena 20 anni, Gaetano Maniscalco aprì in via Divisi a Palermo una delle prime officine di costruzione cicli, diventando in poco tempo un punto di riferimento nella realizzazione e vendita di biciclette. Nel corso degli anni, la tradizione si è evoluta, tramandando da padre in figlio per 3 generazioni passione ed esperienza. Oggi, a distanza di quasi un secolo, il progetto Kronos Bike propone al cliente la possibilità di poter creare la propria bici, scegliendo tra un'infinità di soluzioni la propria opera d'arte in movimento. Kronos Bike. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's All'inizio del secolo scorso,
all'età di appena 20 anni, Gaetano Maniscalco aprì in via Divisi a Palermo una delle prime officine di costruzione cicli, diventando in poco tempo un punto di riferimento nella realizzazione e vendita di biciclette. Nel corso degli anni, la tradizione si è evoluta, tramandando da padre in figlio per 3 generazioni passione ed esperienza. Oggi, a distanza di quasi un secolo, il progetto Kronos Bike propone al cliente la possibilità di poter creare la propria bici, scegliendo tra un'infinità di soluzioni la propria opera d'arte in movimento. La rete. In diretta, una manciata di secondi di gioco che sono andati via, nulla di fatto. È squadra in campo con le stesse formazioni del primo tempo, Calcio Sicilia adesso alla sinistra delle nostre telecamere, maglia rosanero con Messeri tre pali, Ficarra, Megna, Tormina, Parisi, Giammona, Spina, Caracappa, Polizzi, Bonomo ed Albanese, l'allenatore chiaramente Angelo Caracausi, Virtus Avigliano, maglia bianca con una banda in diagonale granata in avanti. Seguiamo questa azione, Corbo, una rovesciata con pallone che finisce sul fondo, Virtus Avigliano consuma 3 pali, Rubens e Carlucci, Ferrara, Di Trana, Mecca, Alex e Carlucci, Leone Gala, Mirko Corbo, Damiano e De Carlo, allenatore Luigi Cammarota. Vi ricordo che arbitra la partita Edoardo Gianquinto di Trapani, che ha ammonito un solo giocatore, si tratta di Rubens e Carlucci. Partita corretta, partita divertente e vivace, condotta dal Calcio Sicilia per 1-0. Spina lavora il pallone, viene fermato in fallo laterale da Di Trana e Megna può incaricarsi della battuta, rimettere il pallone con le mani. Un saluto va anche ai ragazzi, gli allievi del Calcio Sicilia di Matteo Di Fiore, che stanno seguendo la partita in diretta prima di prepararsi a scendere in campo. Contro il Forza Ragazzi di Rino Gattuso. Avanti. Due minuti di gioco. Di punizione per la squadra rosanero. Che non ci siano irregolarità. La rincorsa, il traversone, svetta di testa, allontana Mecca, pallone in possesso di Polizzi. Caracappa. Ancora un cross, Tormina
La conclusione di Taormina, alta di poco sopra la traversa, ma il suo tiro è stato deviato e c'è il calcio d'angolo. C'è il calcio d'angolo, l'arbitro chiaramente indica il corner ed è Caracappa che si incarica di battere il tiro dalla bandierina. Terzo minuto di gioco. Caracappa alla battuta, quattro giocatori rosanero in area di rigore, Polizzi al limite. Gran mischia, riesce ad uscire indenne la difesa, Lucana, Mamegna prova a ribaltare ancora una volta l'azione e Alex Carlucci, che si possessa il pallone, lancia, almeno prova a lanciare in profondità. Mirko Damiano, l'assist è impreciso, il pallone che finisce nel campo per destinazione, Giammona per Parisi. Parisi, testa alta, serve Albanese che viene fermato. Poi lottano spalla a spalla Ficarra. Cioè, il giudizio dell'arbitro commette una irregolarità ai danni di Leone. E il calcio di punizione per la squadra lucana proprio sotto la nostra postazione. L'arbitro invita i giocatori in barriera, si tratta di Albanese e Caracappa, ad arretrare leggermente per posizionarsi alla distanza regolamentare. Calcio di punizione per la Virtus Avigliano, il traversone in aria, libera la difesa rosanero. Albanese viene murato nel suo tentativo di rilancio, secondo tentativo che va a frutto con Spina. Potrebbe servire Caracappa tutto solo al centro dell'area di rigore, si accentra Spina alla conclusione centrale e c'era posizionato tutto libero Caracappa, che adesso si prende rimproveri della panchina, preferito fare tutto da solo, si era ben smarcato al centro dell'area di rigore, compagno di squadra, contropiede che viene vanificato dalla parata di Esum. Potrebbe essere questo il tema tattico del secondo tempo. Virtus Avigliano catapultata in avanti, la conclusione stoppata e murata da Parisi, diciamo il tema tattico della partita, cioè Virtus Avigliano che fa la gara e Calcio Sicilia pronto a partire in contropiede come in questa occasione con Albanese, ma si è portato il pallone sul fondo, quindi nulla di fatto e rimessa per la Virtus Avigliano. Bonomo, Spina con la loro velocità possono creare problemi alla difesa del Virtus Avigliano. Caracappa viene messo giù, non c'è fallo, pallone che scivola invece nel campo per destinazione. Viene assegnata al Calcio Sicilia rimessa laterale già battuta da Ficarra. Questa volta invece la rimessa laterale è per la Virtus Avigliano. Lotta Caracappa, riesce a possessarsi il pallone, servito ad Albanese, da questi a Spina. Ottimo assist, Spina entra in aria, supera l'avversario, riesce a concludere, fermato da Zuma, ancora Spina. Caracappa, azione viva. Caracappa costretto a uscire dall'area di rigore, giro palla del Calcio Sicilia che prova ad insistere, lo fa con Taormina. Avanza Taormina per Polizzi. Lo scarico all'indietro per Parisi. Trova libero Bonomo che riesce a mettere giù il pallone. Ad entrare in area di rigore viene fermato il fantasista rosanero che ritorna però caparbiamente sul pallone, quantomeno a rallentare l'azione della Virtus Avigliano già dalla parte opposta con De Carlo. Fermato efficacemente, quindi Taormina va via in dribbling, forse uno di troppo, ma ritorna ancora in possesso del pallone, si lotta proprio sotto gli occhi dell'arbitro che assegna, ferma il gioco, assegna il calcio di punizione a Taormina. Bisogna essere più pratici, più essenziali, due tocchi e via per ribaltare l'azione e andare subito alla metà campo avversaria. Giammona, lungo spiovente in avanti, direttamente tra le braccia di Elia Summa, portiere classe 2003.
della Virtus Avigliano e lui stesso a rimettere il pallone. Giammona svetta di testa, prova a colpire di tacco albanese, poi sempre pronto a scappare via spina. Voleva inserirsi nella traiettoria del pallone, retropassaggio all'indirizzo di Sum, senza riuscirci. Taormina lotta con Ngala, Giammona di testa, svetta sempre lui, poi Polizzi, Taormina, pallone per Spina, Rubens e Carlucci su di lui, Spina riesce a capitalizzare l'azione conquistando un calcio d'angolo. Nono minuto di gioco, 1-0 il punteggio a favore del Calcio Sicilia. Caracappa si incarica di battere il tiro dalla bandierina. Salgono le torri, sale Giammona, rimangono dietro in invece Parisi e Ficarra. Giammona che può mettere a frutto la sua abilità nel gioco aereo come ha già fatto in semifinale. A Torre del Grifo intanto sostituzione, esce con il numero 11 De Carlo ed entra con il numero 17 Saverio Sapio. Quindi sostituzione in casa lucana al nono minuto di gioco, forze fresche in campo per la formazione della Virtus Avigliano. Pallone che viene perso da Polizia limite dell'area di rigore, contropiede vanificato da Ferrara, ma l'arbitro ha visto una irregolarità e ha tirato fuori anche il cartellino giallo. Prima ammonizione anche in casa rosanero, si era allungata la maglia. Del numero 8 Gala, e l'ammonizione è all'indirizzo di Polizzi, quindi primo ammonito in casa rosanero, Riccardo Polizzi, l'autore del gol nel primo tempo, generoso nel rincorrere gli avversari anche in fase di ripiegamento. Decimo minuto di gioco, calcio di punizione per la Virtus Avigliano. Limite dell'area di rigore, praticamente quasi tutti i componenti delle due squadre in campo. Giammona di testa, libera per Polizzi, porta palla a Polizzi. Di esterno prova a servire Spina, viene fermato Spina, poi Albanese non riesce a impossessarsi del pallone. Mirko Corbo si libera di due avversari, serve Damiano. Damiano contrastato da Megna, si complica la vita ed è lui stesso a spedire il pallone nel campo per destinazione con calma. Giammona, straordinario anche oggi nel gioco aereo, prende il pallone e lo consegna al compagno di squadra per la rimessa con le mani. Primi 10 minuti di gioco che sono andati via. Virtus Avigliano che prova ad insistere, ma viene spedito il pallone lì dove c'è solo Ficarra che lo può controllare, lo tiene in campo. Serve il piazzamento dei compagni, il lungo rilancio in avanti all'indirizzo di Spina, contrastato, viene messo giù Spina da Alex Carlucci che va colpito di testa, poi sulla spinta si era dato nel staccare di testa, ha travolto Spina, per l'arbitro non c'è stato fallo, lasciato proseguire, quindi facendo riprendere il gioco con la rimessa da fondo campo da parte di Suma. Pallone ancora controllato dalla difesa ospite, da Ferrara che di testa lo appoggia ad Elia Suma, da questi con le mani per il ribaltamento di gioco, viene fermato però Mirko Corbo in fallo laterale. Partita spezzettata adesso, troppo importante la posta in palio, nessuno delle due formazioni si scopre. Calcio Sicilia che prova a difendere il vantaggio, intanto l'arbitro vede una irregolarità al limite dell'area di rigore rosanero. A giudizio dell'arbitro Ficarra ha commesso fallo, c'è una punizione
assegnata davvero ad un mezzo metro dal limite dell'area di rigore. Sanitari che entrano in campo per soccorrere i due giocatori rimasti a terra. Ficarra si tocca la testa, ma non dovrebbe essere nulla di grave per entrambi i giocatori. Già si alza Leone, che ha subito fallo, e Ficarra, l'autore invece del fallo in questo tentativo di neutralizzare l'azione offensiva della Virtus Vigliano. Intanto l'arbitro invita a chiudere i cancelli. In campo devono stare soltanto coloro i quali sono scritti a referto. La punizione per la Virtus Avigliano al 14° minuto di gioco da posizione centrale. Misseri, con grande attenzione, invita i compagni a posizionare la barriera. All'altezza del dischetto del calcio di rigore, la barriera del calcio Sicilia con 4 giocatori. Vediamo che anche Ficarra si posiziona accanto ai compagni, quindi barriera composta da 5 giocatori. E Damiano, Francesco Damiano, che sistema con cura il pallone. E sarà lui a battere questa punizione. Conclusione Damiano, Misserice! Punizione centrale, Misseri non si fa sorprendere, subito rilancia il pallone dalla parte opposta con Caracappa che lotta alla conclusione. Caracappa viene murato, Caracappa viene però fermato, secondo l'arbitro ha commesso fallo. Caracappa nulla di fatto. Secondo l'arbitro Gianquinto è stato Caracappa a commettere fallo. Adesso Gianquinto invita alcuni componenti della panchina del calcio Sicilia a non protestare. Può riprendere il gioco. 15° minuto di gioco che va via adesso con il calcio Sicilia. Torna in possesso del pallone con l'autore del gol, Polizzi. Lancio in profondità troppo alto per Albanese, che non può controllare, e quindi Summa rinvia il pallone lungo spiovente dalla parte opposta. Viene fermato fallosamente Ficarra. Bisogna mantenere i nervi ben saldi, ragazzi, non devono perdere la testa. Ancora un contrasto tra Ficarra e Leone. Questo duello sta caratterizzando la ripresa. E ancora una volta, a giudizio dell'arbitro, è stato il numero 2 rosanero a commettere fallo. Punizione per la Virtus Avigliano con Alex Carlucci. Spiovente in aria con i pugni, libera Misseri, che poi torna in possesso del pallone, ma il gioco era già stato fermato da Gianquinto. Nulla di fatto, c'era stata una irregolarità al centro dell'area rosanero. 17° minuto di gioco, 1-0 il punteggio per il calcio Sicilia. Parisi in avanti, ormai si salta sistematicamente il centrocampo, almeno in casa rosanero, alla ricerca subito delle punte. Di Trana subisce fallo. Giammona chiama l'intervento Misseri, che consegna il pallone con le mani a Parisi. Porta palla a Parisi per Caracappa, all'indietro per Giammona. Parisi, Caracappa, ancora Giammona. Il pressing alto della Virtus Avigliano. Poi Parisi trova Polizzi,
Cara K, anzi trattava di albanese, spina di testa, ottimo assist per Figarra, Figarra la conclusione, viene parata da Zumba, azione ancora viva, cara K, la conclusione di Cara K, viene smorzato il suo tiro, ottima azione da parte di Figarra al 18° minuto di gioco, Giammona controlla il pallone, Giammona, pallone che scivola nel campo per destinazione. Ancora qualcosa da ridire agli addetti, agli ingressi sul terreno di gioco da parte dell'arbitro Gianquinto. E la partita che riprende con la rimessa laterale a favore dei rosanero, già effettuata da Figarra, autore della splendida azione che al 18° ha portato i rosanero vicini al raddoppio. Libera senza fronzoli Megna, pallone per Cara K, lancio in profondità per Albanese che alza la gamba e l'arbitro interviene assegnando il calcio di punizione indiretto alla squadra lucana, gioco pericoloso per Giovanni Albanese, attaccante classe 2003 del calcio Sicilia. Rubens Carlucci in avanti, intendeva servire Mirko Corbo, capisce tutto, la difesa rosanero è squadra già proiettata in avanti con Spina che riesce a conquistare un tiro dalla bandierina ed il solito Caracappa si incarica della battuta del calcio d'angolo, 19° minuto di gioco che si sta per concludere. Il corner di Cara K, troppo alta la traiettoria per tutti, rincorre il pallone Polizzi che riesce a conquistare una rimessa laterale, tira un po' il fiato Polizzi, lascia l'incarico della rimessa con le mani al compagno di squadra Figarra. Figarra per Polizzi, ancora Polizzi, lui è l'ultimo a toccare, a giudizio dell'arbitro rimessa da fondo campo per la Virtus Avigliano al 20° minuto di gioco, ancora un quarto d'ora di tempo regolamentare. Elia Summa al 18° ha detto no al gol del raddoppio, al tiro di Figarra. Cara K reclamava la rimessa laterale che invece viene assegnata alla squadra lucana. Gala, costretta a indietreggiare Gala, poi l'assist dalla parte opposta per Rubens Carlucci che perde palla, entra in aria il calcio Sicilia con Albanese, Albanese, buona opportunità, fermato Albanese e tra l'altro l'ultimo a toccare è stato proprio lui. È ancora pericolosa la squadra di Angelo Caracausi che deve capitalizzare però le occasioni costruite, deve essere più cinica quando entra in area di rigore. Taormina, Caracappa, Gala alla meglio e tra l'altro Caracappa commette anche fallo a giudizio dell'arbitro, la punizione è per la Virtus Avigliano. Sfrutta la palla inattiva per portarsi in avanti con tutti i propri uomini. Ah, punizione scodellata in aria dove c'è Giammona, poi Gala, la sua conclusione. Nessun problema, nessuna difficoltà per Giuseppe Misseri che già rilancia il pallone dalla parte opposta. Rubens e Carlucci indietro per il portiere Summa. Fermato e murato da Albanese, Spina fermato in maniera regolare secondo l'arbitro da Alex Carlucci che fa ripartire i suoi. Giammona con decisione, Taormina viene messo giù e c'è ancora un cartellino giallo, rimane giù Taormina, fallaccio ai suoi danni, viene ammonito il numero 12 Pierluigi Ditrana, secondo ammonito in casa lucana, il primo era stato Rubens Carlucci nel primo tempo, un solo ammonito tra i giocatori di Angelo Caracausi, l'autore del gol Riccardo Polizzi, comunque ammonito nella ripresa.
a terra sia Taormina che di Trana. Altra opportunità di time out, altra opportunità per dissetarsi. 13 minuti scarsi di gioco effettivo da disputare al centro sportivo Pietro Pisani in questa partita decisiva della fase eliminatoria nazionale giovanissimi. Girone F tra il Calcio Sicilia e la Virtus Avigliano, con il Calcio Sicilia in vantaggio 1-0. La rete al 13° del primo tempo da Polizzi. Calcio di punizione a favore della squadra di casa. Ecco il fischio dell'arbitro. Taormina prova la battuta direttamente a rete. Il tiro è potente ma impreciso. Si perde sul fondo e la rimessa chiaramente della Virtus Avigliano. Parisi. Ficar non vuole correre inutili rischi. Manda il pallone direttamente in fallo laterale. Rimessa della Virtus Avigliano. Pallone colpito di testa da Leone. Viene spinto alle spalle albanese. Per l'arbitro è tutto regolare. Prosegue l'azione con Spina in avanti. Va via Spina in velocità. Supera l'avversario. Viene fermata in maniera irregolare da Mecca. E cartellino giallo anche per Mecca. Terzo ammonito. La velocità di Spina, come detto, può mettere in difficoltà, così come quella di Bonovo. Difensori avversari che hanno diversa struttura fisica. Fermato in maniera irregolare poco prima dell'ingresso in area di rigore Spina. Punizione per il Calcio Sicilia ed ammonizione per Vito Mecca, difensore centrale della squadra lucana. Altra opportunità al 25° minuto di gioco per il Calcio Sicilia. Caracappa sul pallone. Squadra di casa che non ha effettuato alcuna sostituzione. Lo siamo giunti al 25° minuto di gioco. Una sola sostituzione invece nella Virtus Avigliano. È entrato Saverio Sapio al posto di De Carlo. Caracappa può battere la punizione. Caracappa, il suo traversone viene neutralizzato in calcio d'angolo da Saverio Sapio, giocatore con la maglia numero 17, entrato in campo nel secondo tempo. Tiro dalla bandierina, lo stesso Caracappa si incarica di battere il corner per il Calcio Sicilia. Il cross, pallone che ristagna nell'area di rigore, poi viene colpito da Spina ma in maniera debole e centrale, dopo che una prima conclusione era stata neutralizzata, se non sbaglio, proprio da Giammona nel tentativo anche lui di colpire il pallone. Megna svetta di testa anche Bonomo. Spina viene anticipato, mette giù il pallone, almeno prova a metterlo giù Sapio, che poi commette fallo ai danni di Bonomo, che ha messo il corpo fra l'avversario del pallone, quindi proteggendo la palla e subendo il fallo. È l'ennesima punizione per il Calcio Sicilia. Scorrono le lancette del cronometro. 27° minuto di gioco. Il traversone nell'area della Virtus Avigliano, in qualche modo con i pugni su, ma pallone che rimane in aria. Poi l'arbitro vede una irregolarità da parte di Spina, che sportivamente va a stringere la mano ad un avversario. Il calcio di punizione è per la Virtus Avigliano. L'arbitro dice che bisogna batterla da dentro l'area di rigore questa punizione, e Summa fa proprio così e batte la punizione. Pallone che però finisce tra i piedi dei giocatori del rosanero. Da Taormina a Caracappa in posizione centrale, l'assist di esterno non è preciso all'indirizzo di Albanese, quindi può ripartire la Virtus Avigliano. Prova a sfondare sulla fascia sinistra, commette fallo Parisi ai danni di Leone, e c'è anche il cartellino giallo per Parisi. Confermato in maniera irregolare Leone, secondo ammonito in casa rosanero.
calcio di punizione nella tre quarti campo con Damiano sul pallone. Bisogna aspettare il fischio dell'arbitro dopo il provvedimento disciplinare. Sei giocatori rosanero a fare buona guardia al limite dell'area di rigore con Misseri che invita due compagni a sistemare la barriera. Rimane però un solo giocatore, si tratta di Albanese. Damiano sul pallone, il traversone, nessun problema per Misseri che esce bene, rilancio subito per Polizzi. Polizzi a campo, preferisce servire di esterno, Taormina anticipato in fallo laterale, no, tiene la palla in campo Rubens e Carlucci, poi Caracappa va in pressing ma commette fallo. Gioco fermo, azione già ripartita con il passaggio Rubens e Carlucci per il portiere Summa. Nella terra di nessuno, dove c'è invece Ficarra fermato in maniera regolare secondo l'arbitro, Albanese in scivolata, Tekel efficace fermare l'azione, ma la rimessa è della Virtus Avigliano. Caracappa, il pallone in profondità per Spina, Spina, la conclusione di Spina, fermato da Summa in uscita. Ancora un'opportunità per il calcio Sicilia al 29esimo minuto di gioco. Spina fermato da Summa, gran protagonista di questa partita. Gioco fermo, sostituzione, entra in campo con il numero 13 nella Virtus Avigliano, Davide Summa. Ed esce con il numero 12, Pierluigi Di Trana, al 30esimo minuto di gioco. Calcio Sicilia invece che tiene in campo gli 11 scelti da mister Caracausi ad inizio gara. Due sostituzioni in casa Virtus Avigliano, Caracappa si libera bene di un avversario, ancora Caracappa in possesso del pallone, conquista una rimessa laterale, 30esimo minuto di gioco, lascia l'incarico al compagno di squadra Ficarra. Ficarra per Caracappa, ancora Ficarra, alza il pallone, poi di tacco Caracappa, efficace per Albanese e mette i piedi Summa, 30esimo minuto di gioco, Albanese. Pallone ancora in aria, Caracappa, che azione, che opportunità, poi impatta sul pallone. E calcio Sicilia vicinissimo al raddoppio, prima con Albanese, poi un traversone che poteva essere propizio per Caracappa. E Summa ha detto ancora una volta no agli attaccanti rosanero. Misseri, il rilancio. Albanese, fuori gioco di rientro di Albanese, così indica l'arbitro, e la punizione per la Virtus Avigliano. 4 minuti e 25 secondi di gioco al termine del tempo regolamentare. Giammona accompagna il pallone, lo consegna praticamente a Misseri che fa buona guardia e rilancia subito la sfera. Prova a mettere giù il pallone Spina senza riuscirci, ma sulla seconda palla c'è lui, Albanese. Prova la conclusione, ci vuole la prodezza da parte di Summa sul gran tiro di Albanese al 32esimo minuto di gioco. Ancora Summa protagonista, ancora Summa a dire di no ad Albanese con un gran tiro dalla grande distanza. E c'è la prima sostituzione in casa rosanero, in campo con il numero 15 Vincenzo Livolzi. Al posto di Caracappa, ed è pronto pure con il numero 18 Salvatore Drago, il bomber della finale del campionato regionale, autore del gol decisivo contro la Catane Soccer, reduce dall'esperienza con il Parma insieme al compagno Parisi, oggi tenuto in panchina Salvatore Drago. Entra in campo al 33esimo minuto di gioco, vediamo chi uscirà
Si tratta di Polizzi, l'autore del gol, che esce dalla parte opposta. E quindi il gioco può riprendere. 33esimo minuto di gioco. In campo Drago e Livolsi al posto di Caracappa e Polizzi. Questi ultimi minuti di partita. Bonomo perde palla e quindi prova ad andare via in contropiede la Virtus Avigliano. Giammona, efficacissimo, ferma in fallo laterale il contropiede lucano. Pallone già in gioco con Davide Summa. Interviene l'arbitro e assegna una punizione alla squadra di mister Cammarota. 34esimo minuto di gioco. Salgono le torri della Virtus Avigliano, che lascia indietro il solo Ferrara, mentre il Calcio Sicilia lascia il solo Drago in avanti. Lo spiovente Misseri! Misseri è il padrone dell'area di rigore, rilancia subito in avanti all'indirizzo di Bonomo, in qualche modo controlla la sfera Alex Carlucci, ma il suo rilancio è impreciso. Bonomo va via, Bonomo in agilità, Bonomo entra in area e viene fermato in maniera impeccabile da Leone. Sapio, si libera Sapio, va via centralmente Sapio. Si tratta di ora di Damiano, la conclusione di Damiano e Misseri, il tuffo nega il pareggio della squadra lucana. Ultimi minuti vibranti, 35esimo minuto di gioco. Misseri in angolo su Damiano. Ci sono altre sostituzioni. Vediamo chi sta per entrare in campo. Vediamo il numero 20 in gallina, autore del gol del pareggio nella prima giornata contro la Xerox Chianello di Paola. Altre sostituzioni anche in casa lucana. Ed è il numero 6 Alex Carlucci, il capitano, che esce dal terreno di gioco. Anzi no, va dal proprio allenatore a chiedere qualche consiglio. Entra in campo con il numero 18 Giuliano Carlucci ed esce con il numero 2 Rubens Carlucci. In campo per la squadra rosanero con il numero 14 Giovanni Cutrona. Uscito Bonomo. Tempo regolamentare che è finito, il calcio d'angolo per la Virtus Avigliano. Siamo nel recupero. Il traversone, pallone che finisce alto per tutti, e la rimessa laterale per la squadra rosanero del Calcio Sicilia, che riprende subito il gioco. Primo pallone di Livolsi che va via bene, serve Salvatore Drago, chiuso da due avversari, porta palla Drago, c'è Spina tutto libero, potrebbe servire Spina, lo fa ma con un attimo di ritardo. Ancora Drago, la conclusione alta di Drago. Ancora un gol fallito dal Calcio Sicilia. Primo minuto di recupero. Drago tira alto sull'assist di Spina. Quanti gol ha fallito il Calcio Sicilia. Se non sbaglio sembra che l'arbitro abbia segnato 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Drago, Cutrona, ancora Drago che fa scivolare il pallone in fallo laterale, ma la rimessa è però della Virtus Avigliano. Si lotta a centrocampo, viene fermato fallosamente Livolsi, e la punizione è per il Calcio Sicilia. Taormina sul pallone. Calcio Sicilia che lascia quattro giocatori dietro, non vuole correre rischi mister Caracausi. Taormina, lungo spiovente in area di rigore, direttamente tra le braccia di Summa. Vero ottimo portiere Summa,
che ha tenuto in vita i suoi con prodezze autentiche sulle conclusioni degli attaccanti rosanero. Virtus Aviana in avanti, Parisi libera a centrocampo, Albanese viene fermato irregolarmente, riesce a colpire il pallone, a servire Spina, Spina va via, in avanti, osserva il piazzamento delle compagne, Albanese, Albanese, Albanese entra in aria, Albanese, Albanese, la conclusione sinistro, azione ancora viva, Spina, fermato fallosamente Spina, finisce giù Spina, fallo commesso da Davide Summa ed il calcio di punizione e per la squadra rosanero. E sta subito per entrare in campo col numero 20 Cristian Ingallina. Viene richiamata l'attenzione dell'arbitro per effettuare la sostituzione. Ampi gesti dalla panchina rosanero per richiamare l'attenzione dell'arbitro e consentire ad Ingallina di entrare sul terreno di gioco. Vediamo se l'arbitro consentirà l'ingresso in campo di Ingallina, lo fa in questo momento, vediamo chi farà spazio al numero 20 rosanero, autore del gol dell'1-1 a Paola contro la Xerox Chianello. E sostituzione che può essere quindi effettuata. Sta per uscire, se non sbaglio, Albanese. Ad Ingallina spazio e tempo per gli ultimi decisivi minuti di gioco di partita. In campo Cristian Ingallina. La punizione per il calcio Sicilia, pallone direttamente all'esterno della rete, fa gridare al gol gli spettatori in tribuna, ma pallone sull'esterno della rete, si continua a giocare di testa. Cutrona per Drago, 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 Spina, viene fermato Drago, era in viene fermato l'arbitro, ovviamente un fuorigioco da parte di Drago, pallone in profondità, Giammona di testa, in fallo laterale anticipa Damiano. E Virtus Avigliano che si catapulta con tutti i propri uomini in avanti. Giammona controlla e poi il rilancio lungo spiovente dove c'è Spina che non riesce a mettere giù il pallone, va in contrasto con l'avversario, poi lotta Cutrona, anzi si tratta di Ingallina. Pallone rilanciato in avanti dove c'è però e fare buona guardia Ficarra che cincischia di tacco. Pallone consegnato agli avversari, Parisi lotta, Parisi, pallone in fallo laterale. Tutti dalla panchina rosanero indicano all'arbitro il cronometro dicendo è finita Ingallina, Spina. Per Drago, va via Drago, 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 supera l'avversario, si allunga il pallone, Summa può intervenire. Ancora un contropiede sprecato dai rosanero in possesso del pallone con Ingallina. Per Spina, finisce qui il calcio Sicilia, giovanissimi e tra le migliori sei d'Italia. Calcio Sicilia nella Final Six del campionato giovanissimi, è il trionfo della squadra allenata da Angelo Caracausi, dei presidenti Manno e Zito, che saranno a Cesenatico a contendere lo scudetto alle altre cinque formazioni degli altri raggruppamenti nazionali. Un trionfo per la squadra rosanero che grazie al gol segnato al 13° del primo tempo da Polizzi si guadagna l'accesso alla Final Six del campionato nazionale giovanissimi dilettanti. Ha battuto 1-0 la Virtus Avigliano, 4 punti in classifica per i giocatori rosanero, 3 per la Virtus Avigliano, squadra alla quale vanno i complimenti per l'ultima stagione disputata e per la buona partita disputata anche a Palermo. Vediamo che i ragazzi in campo in
Maya Granata e Maya Bianca oggi con la banda Granata vanno a stringere la mano anche agli avversari, come è giusto che sia. Chiaramente delusione per la Virtus Avigliano, grande, grandissimo e entusiasmo. Il calcio Sicilia giovanissimi è in finale, è tra le migliori 6 squadre d'Italia. Adesso la parola e la palla virtualmente passa a Schiavonea Marina, dove alle ore 16 naturalmente su Firuge TV, sulle pagine Facebook di Firuge TV e del calcio Sicilia, gli allievi hanno la possibilità di bissare questo traguardo. Festeggiano i ragazzi e li elenchiamo tutti quelli oggi presenti in campo: Giuseppe Misseri, Francesco Ficarra, Vincenzo Megna, Francesco Tormina, Francesco Parisi, Pietro Giammona, Lorenzo Spina, Samuele Caracappa, Riccardo Polizzi, Gianmarco Bonomo, Giovanni Albanese, Kevin Testagrossa, Salvatore Gravante, Giovanni Cutrona, Vincenzo Livolsi, Marco Colombo, Angelo Scalavino, Salvatore Drago, Alessio Marciante, Cristian Ingallina, l'allenatore Angelo Caracausi. Adesso chiudete le valigie perché c'è in programma il viaggio a Cesenatico, foto d'obbligo per dirigenti, accompagnatori, tecnici. E i complimenti vanno chiaramente anche al direttore sportivo Piero Dell'Orzo e ai presidenti Manno e Zito per questo straordinario traguardo. Dal centro sportivo Pietro Pisani di Palermo è tutto nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata. Vi do appuntamento alle ore 16 per la partita tra la Scuola Calcio Forza Ragazzi di Rino Gattuso ed il Calcio Sicilia allenato da Matteo Di Fiore. Una vittoria consentirebbe ai rosanero di guadagnare l'accesso anche loro alla Final Six, mentre forse ragazzi di Rino Gattuso la possibilità di avere 2 risultati su 3. Ma abbiamo visto come il calcio Sicilia tra i giovanissimi non ci ha pensato, non ha fatto tatticismi, tutto all'attacco, ha vinto la partita. Dal centro sportivo Pietro Pisani è tutto, appuntamento alla prossima programmazione di Firuge TV.